belle, le proteste sono belle, ma i fatti sono altri. Allora, noi dobbiamo essere soprattutto pratici, pragmatici. Concreti. Siccome già tramite PEC le cartelle stanno arrivando, a giorni arriveranno anche quelle cartacee per la gente che non ha la posta elettronica, vorrei chiedere all'avvocato affinché ciascuno di noi esca da qua con le idee chiare, capire non solo la protesta generica, a noi non piace, parliamo chiaro con loro, no? Loro un fans non lo trovo, quindi siamo tutti, lo sappiamo già, basta, ripetiamo sempre la stessa cosa. Allora caro avvocato, 2015, chi non ha pagato che deve fare? Chi l'ha pagato che deve fare? 2016-2017. Allora, alle conclusioni l'avvocato ha le idee abbastanza chiare, anche io l'ho chiaro. 2015. 2015. Sì, chi ha pagato cosa deve fare? Allora, partiamo dalla posizione. Chi ha presentato i ricorsi deve stare assolutamente fermo. I ricorsi, intendiamoci quali sono. I ricorsi non sono quelle 1500-2000 che abbiamo presentato quando si scrivevano nel suo tavolino qua. I ricorsi sono quelli che hanno dato delega all'avvocato uscendo di 43-45 esatto. euro. Quando ce la presenta io. I ricorsi sono. Non facciamo confusione. Scusa avvocato, ma io ogni tanto. Fatemi andare avanti. Allora. Silenzio! Allora, chi ha già pagato le 76 euro, chi le ha già pagato, può fare la richiesta di rimborso, non perché ci aspettiamo che me le diano, ma perché mi aspetto che mi dica di no il consorzio e poi quel no lo posso portare in commissione tributaria. Vabbè, è chiaro? Non rispondono neanche alle raccomandate. Benissimo, passando 90 giorni si ha per silenzio diniego, quindi si intende rigettata e possa andare in commissione tributaria, va bene? Nel momento in cui chi non ha pagato ancora le 76 euro, considerate che da questo momento quelle 76 euro producono interessi e che con quella cartella possono pignorare o fermare una macchina, d'accordo? Quindi la nostra strategia di difesa qual è? Di difesa e di contestazione: pagare le 76 euro e chiedere il rimborso. Appena il rimborso arriva, impugnare quel rimborso, o se non arriva, trascorsi 90 giorni, chiedere alla commissione tributaria i soldi indietro. 2015 parliamo. Esatto. Parliamo 2015, 2016, le 51 euro. Man mano che le cartelle esattoriali arrivano, vanno contestate entro 60 giorni dalla notifica. Ok? Sempre allo stesso prezzo di 41 euro. Sempre. Considerate che di queste 41 euro, 30 se ne vanno a contributo unificato, a tasse. Quindi, mentre il consorzio per impugnare due avvisi ci mette 5.000 euro, beati colleghi, per impugnare noi i ricorsi ce ne mettiamo 41. Ok? E questo è il nostro modus operandi. Hai associato un movimento consumatore? Come? No, sono spese lì. Allora. No, attenzione. Scusami un attimo. Scusate un attimo, le 41 euro sono le uniche somme che vi si chiederanno per fare questa azione. Considerate sempre che ogni azione giudiziaria può finire bene e quindi si vince o si perde. Se si perde si può essere condannati al pagamento delle spese del consorzio. Questa è una regola generale che vale per tutti. Ma se questo consorzio non esiste, non dà servizi, chiave che ce ne vanno di strada. Per quale motivo? Allora, scusate, poi un'altra cosa, la legge italiana la dice, nessuno può chiederti soldi se non ti dà un servizio. Cosa? Io ero un intervento. Allora, scusate, è quello che le ho detto adesso. Prima avevano Enrico,
scusa Terry, allora per meglio organizzarsi io dico e chiedo un sacrificio anche a quelli del comitato di Mussomere e con l'assistenza anche dell'avvocato e alla presenza del sindaco, lo chiedo ufficialmente qua, che andremo a fare noi una domandina al sindaco per avere ancora a disposizione questi locali per aprire due volte la settimana, e quindi sarà comunicato i giorni di apertura per dare la massima assistenza a tutti, nel senso che vanno arrivando queste cartelle esattoriali, quelle con la PEC del 2016. Chi vuole aderire viene qua, prende contatto con noi, noi con l'avvocato, e vediamo di incanalarci per questi ricordi. Se ci crediamo, se non ci crediamo, ognuno si va a pagare la sua, buonanotte e finisce tutto. Mentre per quanto riguarda il 2015, siccome il grosso delle cartelle è arrivato e sono tutte notificate, io ritengo che nel giro di pochi giorni ognuno di noi, chi ci crede, la va a pagare, tramite noi farà la domanda di rimborso, rigettato la domanda di rimborso, passati i 90 giorni, siamo nelle condizioni con questo escamotage tecnico, sembra che è questo, è cosa, per andare in commissione tributaria e aggiungerci ai 1000 coraggiosi che già hanno presentato ricorso, per dire no a questi soprusi. Noi siamo a disposizione. Se ognuno di noi eventuale, te l'ha detto, 40 euro 30 euro, 30 euro sono soltanto per l'iscrizione al ruolo, al ruolo con le mani. 41 per 51 si ascolta, sono 41 per 51, però il 41 ti può permettere di cancellarti definitivamente, mentre il 51 può diventare 61, 71, 101 anni. Ascolta, non siamo qua a vendere un prodotto. Chi ci crede, chi fa in questo modo, chi non